L'azienda ospedaliera universitario Gaetano Martino di Messina è sede di un centro di riferimento non soltanto di chirurgia bariatrica, ma anche di chirurgia oncologica. L'attività di chirurgia bariatrica ha avuto inizio ormai tanti anni fa, i primi interventi furono eseguiti infatti nel 2004. La nostra azienda è anche sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Messina, quindi l'attività di chirurgia bariatrica non è soltanto un'attività clinico-assistenziale, ma anche un'attività di ricerca clinica e di ricerca sperimentale. Da qualche anno siamo anche centro di eccellenza della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. Per quanto riguarda gli approcci eseguiti nel 100% dei casi, in pratica sono approcci minimo-invasivi, non soltanto chirurgia laparoscopica, chirurgia laparoscopica 4K, chirurgia laparoscopica 3D, ma dal 2018 anche chirurgia robotica. È chiaro che almeno il 90% degli interventi sono condotti per via laparoscopica e soltanto una piccola percentuale, specialmente interventi di revisione, sono poi condotti con la chirurgia robotica. Noi abbiamo anche la possibilità di lavorare in una sala operatoria integrata che ci sta ospitando in questo momento, la cui caratteristica è quella di avere tutti i segnali video che arrivano all'interno della sala operatoria, che possono essere distribuiti nei vari monitor presenti alle mie spalle, a parete, ma soprattutto i monitor HD e 4K che circondano il letto operatorio e consentono una chirurgia multiquadrante senza necessità di spostare la colonna o comunque di riarrangiare la disposizione di colonna e ferrista nel corso dello stesso intervento. L'approccio diagnostico e terapeutico al paziente affetto da obesità patologica è un approccio multidisciplinare, quindi ponendosi di fronte a questa categoria di soggetti e di pazienti c'è necessità di offrire un gruppo multidisciplinare che è in grado di coprire tutte le esigenze del paziente, quindi il chirurgo certamente, ma anche il nutrizionista, lo psicologo, lo psichiatra, il cardiologo, l'anestesista, l'intensivista, lo pneumologo, il diabetologo, l'endocrinologo. Non dimentichiamo la necessità in centri di eccellenza che vi siano dei gruppi che eseguono dell'endoscopia operativa e della radiologia interventistica sulle 24 ore, perché è necessario diagnosticare e trattare tempestivamente le eventuali complicanze chirurgiche. Buongiorno, mi presento, sono la dottoressa Tonante, collaboro con il professore Navarra e mi occupo di ambulatori obesi. Il primo step di un paziente obeso che deve effettuare l'intervento chirurgico è ovviamente la valutazione chirurgica che viene eseguita presso il nostro ambulatorio. La stessa permette di inquadrare clinicamente il paziente al fine di evidenziare eventuali patologie associate che dovranno essere corrette e migliorate prima che il paziente raggiunga il lettino operatorio. In questo centro vengono effettuati tutti gli interventi codificati dalla SICOB, quali la slip gastrectomy, il mini bypass gastrico, il bypass gastrico, la diversione bilopancreatica, il bendaggio gastrico e il posizionamento bib e non ultima l'endoslip. Specie però negli ultimi anni sono aumentati il numero degli interventi revisionali, cioè tutte quelle procedure che vengono effettuate dopo il fallimento del primo intervento. Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Buda e mi occupo di nutrizione. La visita dietologica avviene in concomitanza della visita chirurgica, come richiesto dalle linee guida della SICOB. La visita viene effettuata per valutare le comorbidità, la familiarità, i disturbi del comportamento alimentare, la storia del peso, le cause dell'insorgenza dell'obesità e le abitudini alimentari, che potrebbero essere fondamentali anche per la scelta del tipo di intervento. La chirurgia bariatrica è un percorso che ha inizio con la prima valutazione, prosegue con l'intervento e successivamente con controlli periodici. Buongiorno, io sono la professoressa Muscatello,
Siamo qui con le colleghe per illustrare questo che facciamo relativamente agli interventi di chirurgia bariatrica. Io sono psichiatra, professore ordinario di psichiatria. Noi valutiamo i pazienti in fase preoperatoria, sia a livello psichiatrico, perché ci sono dei disturbi appunto che controindicano poi l'intervento, sia a livello psicologico, una valutazione molto accurata secondo le linee guida e i protocolli della SICOB, ma di questo vi parlerà la professoressa Mento e le colleghe che si occupano di questo progetto con noi. Sì, quello che facciamo soprattutto nel pre-intervento è un'assistenza al paziente, una valutazione del profilo emozionale. Escludiamo che ci siano delle particolari, diciamo, alterazioni emozionali che possono influire in tutto quello che è il percorso del paziente. Poi c'è una presa in carico effettiva del paziente con un supporto psicologico e delle strategie di psicoterapia, rispetto non solo a quei pazienti che necessitano di essere supportati nel percorso per un loro miglioramento della qualità di vita e del loro benessere emotivo, ma anche dei pazienti che nella fase della valutazione antecedente hanno presentato delle alterazioni che necessitavano un attimo di essere attenzionati dal punto di vista psicologico e psichiatrico. L'intervento rappresenta l'inizio di un percorso, però il successo a lungo termine è determinato ovviamente anche dai vari controlli ambulatoriali, dove oltre a correggere le abitudini alimentari del paziente, vengono indicate le eventuali integrazioni del caso. Il follow-up, è fondamentale per la riuscita a lungo termine dell'intervento. I controlli avvengono in modo periodico, come richiesto da linee guida. Durante questi controlli vengono monitorati le analisi del sangue, il peso, viene personalizzata la dieta e vengono anche corretti quei piccoli errori che alla lunga potrebbero diventare delle scorrette abitudini alimentari. Si possono anche manifestare dei deficit nutrizionali per quanto riguarda gli interventi malassorbitivi, principalmente di ferro, vitamine, proteine e calcio, per quanto invece riguarda gli interventi restrittivi, principalmente di ferro e vitamine.